26 mesi finalmente vengo prosciolto definitivamente da questa accusa, e altre 113 persone, il mio capo segreteria Lucarelli, tante altre persone. Questo dimostra che noi con quella vicenda non c'entravamo assolutamente nulla. Zingaretti ha avuto il vantaggio di non avere notizia all'avviso di garanzia per tutti questi mesi e si è saputo soltanto adesso che era un altro indagato, è stato fortunato. Noi invece abbiamo avuto 26 mesi di gogna mediatica. Il processo va avanti, ci sono anche degli elementi che si intersecano con l'attualità, mi riferisco a certi nomi come Marra ad esempio, no? Sì, sono tutto un tentativo di mettere insieme tante cose diverse. In realtà la vicenda di Marra secondo me è molto più banale, semplicemente quella di una persona che ha cercato di farsi spazio con metodi più o meno corretti ed è passata dalla destra alla sinistra al Movimento 5 Stelle. Non c'è un grande teorema da fare su Marra. La fa semplice, io so che non crede neanche lei a quello che mi ha detto ora in questo momento, perché insomma la figura di Marra è una figura che anche lei in qualche modo aveva cercato di, non dico di allontanare, ma quantomeno di distanziarla da lei, quindi qualcosa c'è. Io le chiedo, secondo lei che rapporto ci può essere tra Marra, Raggi e Romeo, al di là di quello che sappiamo, la polizza e il legame affettivo? Che idea si è fatto? Allora, io ho allontanato Marra nel 2009, cioè 7 anni fa, ma non per grandi motivi, semplicemente perché vedevo che non stava nelle righe, quindi penso esattamente a quello che ho detto, io cerco di dire sempre quello che penso, non altre cose, quindi Marra secondo me non è questo grande personaggio, questo grande genio del male che oggi viene descritto. Per il resto, ripeto, credo che Virginia Raggi non avesse uno staff, non avesse una preparazione per arrivare in Campidoglio e quindi ha raccattato quello che trovava. La storia è molto più banale di quello che sembra, è molto terra terra e c'è poco da fare grandi teoremi. Purtroppo il Movimento 5 Stelle e Virginia Raggi non sono attrezzati a governare una città complessa come Roma.